Non fece mica come tante e tante che dopo un po' si trovano l'amante. Lei in 50 anni non l'ha mai tradito. Dice che un giorno un vecchio impreciuttito che gli voleva fare da spasimante gli disse: va regalo sto brillante se venite a piattelo in un sito. Un altro al posto suo, come succede, gli avrebbe detto subito: so pronta. Ma nonna che era onesta, non c'è niente. Anzi, gli disse: stattene lontana, tanto che adesso, quando la rincontra, ancora ci si mozzica la mano. La sora Chicca, la voce della coscienza, la sora Chicca pare una... mi sono confuso proprio all'inizio. Allora, cos'è? Un applauso di incoraggiamento. La sora Chicca pare una balena, ogni passo che fa ripia fiato, però sotto a quel grasso esagerato c'è stata riposta un'anima che piena, era felice, ma la boia forte la fece restare vedova due volte. Ci ha avuto due mariti, salvo ognuno. Due se l'è messa all'anima, purtroppo. Gustavo, prima, e benvenuto. Dopo. Adesso si riporta a pennolone attaccati allo stesso medaglione. Li tiene rinchiusi in un cerchietto d'oro, da una parte e dall'altra, sotto vetro. Gustavo avanti e benvenuto dietro, così che non si vedono tra loro. E ognuno si consola, desse il pianto da una parte sola. Fa l'impressione che la vidovanza gli venga registrata da un controllo, perché gli due ritratti che c'ha sul corpo gli vanno a sbattere proprio sulla panza e i mariti, col girasse intorno, se danno il cambio 100 volte al giorno. Gustavo è pensieroso e guarda storto, quasi prevedesse l'accidente. Benvenuto invece è sorridente, come fosse contento di essere morto. Ma ci si vede in tutte e due la posa di gente che sospetta qualche cosa. La sola che infatti ci ha rimosso che quando il primo stava ancora al mondo faceva già la scema col secondo in una certa cameretta al corso, però gli metteva bene assai perché Gustavo non lo sente mai. Poi benvenuto sarà Dio lui. Io me ne sposo subito, gli dissi, purché mi giuri che non mi fai il visto con qualcun altro della mia tua. Oh, disse lei, per chi mi pigli? E gli allisciò la testa. Gli fu fedele, non garantire, il fatto c'è stacca adesso, c'è vita, per la paura che nell'altra vita i tuoi mariti parlino di lei e quando c'è da fissa col pensiero, gli pare di sentirli davvero. Gustavo strilla, voglio sapere tutto, di me che te diceva. Che eri un porco, quando partivi tu, partiva l'orco, che eri grasso, che eri brutto, che non facevi niente di speciale. E invece mi chiamava all'ideale. In 12 anni quindi ha sempre vinto. Strilla Gustavo. Abbi pazienza, dice benvenuto. È stato proprio lei che mi ci ha spinto. E poi, tu lo sai che non sono pochi quelli che ci facevano il gioco. Se tu dovessi fare un tavolo alla lista, l'avvocatino del secondo piano, il barone, il curato, il capitano, perfino Gigi, quell'elettricista che una volta gli ha cambiato il campanello, pure quelli, e pure quello. Questa voce, che risente così spesso, non è che la coscienza che lavora sui peccati che faceva allora rimossi dalle scrupoli adesso. E le scappate fatte, belle e brutte, una per una, le rivede tutte.
apposta soffre, che le pene sue si appunto li ricordi di si fatti. E allora, se guarda il ritratto, pulisce il vetro, bacia tutte e due, e sospirando fiotta a denti stretti: ero tanto buoni, poveretti.